Salve a tutti ragazzuoli, qui è Joseph Gamer e bentornati su Super Dragon Ball Heroes World Mission. Quello che vedrete ora è un estratto live che abbiamo fatto direttamente sul sito Viola. Ci siamo divertiti un botto e abbiamo trovato delle carte rarissime, tra cui una secret. Ho mandato poi vari vocali a Tuberanze e Blaziken, quindi c'è davvero da divertirsi. Mi raccomando, pollice in su ora ed iscrivetevi ora al mio canale. Piccola ultima comunicazione prima di iniziare, oggi alle 18 circa sarò nuovamente in live sul sito Viola, quindi mi raccomando non mancate, il link è qua sotto in descrizione, andate già subito ad iscrivervi cliccando sul link, attivate le notifiche anche del sito Viola così verrete avvertiti ogni volta che andiamo in live. Direi quindi di lasciarvi al video. Ragazzi, eccoci qua nel negozio Gacha, faremo questo spacchettamento velocissimo sperando di riuscire a trovare delle carte valide. Come al solito possiamo anche scambiare dei biglietti, vediamo quello che riusciamo a fare. Abbiamo anche dei biglietti rari, quindi sarà uno spacchettamento bello succoso. Io sono sempre un po' indeciso se andare su Super Dragon Ball Heroes set dall'1 all'8 oppure Universal Mission. Però l'Universal Mission, guardate un po', ha anche le carte un attimino più rare forse, perché c'è questo Goku Ultra Istinto che a me fa impazzire, davvero stupendo. Poi abbiamo anche questo cooler dorato, l'ha trovato Blaziken 68, mannaggia, e poi abbiamo Kamba, qui chiamato Saiyan Malvagio. Proviamo set 1, un solo biglietto gacha, andiamoci con uno alla volta, e abbiamo lei, C18, mi sa che non è un granché, eh? Così e così, mi sa proprio di no, e infatti non è nemmeno una R purtroppo. Momento ASMR, andiamoci così ragazzi. Bello questo Trunks, forse questo non è male. A 4500? No, aspetta, oh. Qua riporta 1900, 2500 e 1500. Ma sulla carta i danni sono diversi. Come, nella traduzione hanno cambiato qualcosa? Non lo so perché. Ancora con questo set 1. Bello! Vediamo. Questo non è malissimo forse, però è da capire se effettivamente è una carta valida oppure no. È una R, va bene. Ragazzi, però io vado col set 2 ora. Andiamo col set 2. Bam. Vi immaginate se troviamo Goku Ultra Istinto pure qua? Mamma mia, che cos'è questo? E la miseria, bello! Bello, carta promo questa è. Raga, ma questo è bello veramente. Veget Super Saiyan di terzo livello. Ragazzi, è Giovanni, è Vegito. Bellissimo, super energia debilitante. Forza per resistere, guerriero fusione impavido. E poi può fare Excalibur Anima. Veramente bello ragazzi, abbiamo trovato veramente un bel personaggio. C18 che c'ho già, questa ce l'ho già ragazzi. Purtroppo si trasforma nel biglietto scassato, così come lo chiamo io. Vabbè, è un frammento di biglietto. Peccato ragazzi, perché mi aspettavo qualcosa di molto più valido. Niente, purtroppo niente anche con questo Majin Buu. Che in realtà... Ma non è nemmeno malissimo, però è da capire. A livello di rarità non è niente di che. Vado di nuovo. Biglietto, aiutami! Ah, il Kaioshin del tempo. Vediamo com'è. Ah, giudizio temporale. Ragazzi, è da capire. Poi tutte le abilità da qui. Non posso vedere le abilità per bene. Questo è il problema. Bellissimo! Bellissimo, raga, forse abbiamo sbancato con questo. 6900! Mamma mia, raga, 6900 d'attacco. Fa la Ultra Kamehameha Bing Bang. Colpo Genkidama X, ribaltamento, guerriero fusione impavido. Bello, bello, bello. Andiamo avanti nel frattempo, eh. Vediamo. Krillin, no, ti prego, Krillin, no. Lui no. C'ha PS 3100. Kienzan a catena come mossa. Potenza, C'ho 2000 di guardia, ma sinceramente, ragazzi, evitabilissimo, in tutta sincerità. E infatti ce l'avevo pure di già, quindi va benissimo, no? Andiamo avanti, forza. E questo chi è? Ah, questo sta con Bojack, ragazzi. Vabbè, ma dove lo metti questo? Non so se può essere forte con un determinato deck. Vediamo, eh. Si va avanti. No, questo Goku ce l'ho già identico, me l'ha dato all'inizio del gioco, nemmeno lo vedo. Ah, ragazzi, set 2. Io, ragazzi, non me ne vado da qua finché non trovo qualcosa di più figo e forse questo non è male.
3500, 3700. Questo sapete che non è male, ragazzi. Eseguendo un attacco speciale infligge danni aggiuntivi al nemico. Ottieni super impeto. Meno 50%. Ragazzi, io sono ancora agli inizi per poter giudicare al 100%, ma non mi pare così male. Però di rarità è basso, strano. Strano veramente. Ma dai, di nuovo no! Gokua. Che poi... Gokua. Cioè, perché Gokua? Cioè, un A in più a Goku. Bello! Bello, bello, bello! Ed è bello questo, ragazzi! Kamehameha teletrasporto per 10. La fa ad 8 di energia. A 3000. Potenza 6200 e guardia 1500. Questo è veramente bello. Devo vedere la rarità qual è. È una UR. Ragazzi, la UR è da noi. Finalmente, quello che cercavo. Si continua. E abbiamo un altro Goku che c'ho già. Mo prendo il mouse, lo spacco. Ah, vabbè, vai. Manteniamo la concentrazione, ragazzi. No, ce l'ho di già pure lui. Non è male come personaggio, ma ce l'ho di già. Ce l'ho già uguale. Lui mi dovrebbe assicurare qualche frammento in più. E infatti mi dà 4 frammenti. Proviamo anche con il set 1, almeno una volta. Dai. Attenzione, fermi! Questo non è male. La rarità dove si vede? È una CP, è una CP, ok. CP, ma questo non è male. 3500 DPS. Potenza 5000, guardia 2000. Mi sembra abbastanza equilibrato. Me ne faccio un altro qua e poi tre me li faccio all'Universal Mission 2. Bello! Oh, ce l'ho già. Questo non è male, forse. 3000, 3600 e 2200. Dai, ti prego, dammelo sto Goku Ultra Istinto. No, di nuovo lui, che è fortissimo, però ce l'ho già. Ce l'ho già, questo è bello, bello forte, ma ce l'ho già. Quanto mi dà di biglietto? Mi dà 8 frammenti. Ragazzi, 10 frammenti ti dà un'altra cosa per spacchettare, eh. Quindi ti fa capire che è veramente buono. Freezer! Questo com'è? Full art, oh! 3900, 3100, 2000. Ragazzi, non mi pare per niente male. È una CP. E ora andiamo avanti con questo. Cooler! Questo pure... No, aspetta, questo forse non è un granché. Vediamo se troviamo qualcosa. Goku Super Saiyan Blu! Aspetta, questo che è? Trasformabile! 3300, 3900, 2000. Fa la Kamehameha Divina di Goku. Questo mi sa che non è malissimo. Vado con uno su set questo qui. Ragazzi, con questo troviamo Toppo. Bello. Lampo divino. Ah, si può fare l'unità ultra qua, come cavolo si chiama, con Dispo e Jiren. Poi ragazzi, dopo con un po' di attenzione mi vado a leggere tutti gli effetti e così via. No, Vegeta no, così no, ma dai, ma perché? Non è malissimo, sicuramente, anzi, se devo essere sincero non è male, però considerate ragazzi che noi ora stiamo utilizzando i biglietti quelli dorati, è diverso. Ragazzi, io vado però sul set 2. Ti prego, dammi Goku Ultra Istinto. Di nuovo Gogeta no! Di nuovo Gogeta no, uguale a quello di prima. Quanti biglietti mi dà? Me ne dà 8, ma dai, no. Diamo ancora possibilità ad un Goku Ultra Istinto, invece mi esce lui. Ragazzi, ultimo biglietto raro. Si va o no? Vado. Dammi quello che cerco. Dammilo subito! Ed è un Zamasu! Un Zamasu! Mannaggia, sto Goku Ultra Istinto non arriva. Però questo non è male, eh? Attenzione. 2700, 5000 e 2000. Set 2, ragazzi. Continuiamo e non ci fermiamo. Sì. Vediamo che succede. No, otteniamo l'amico di Goku, non ci voleva. Non mi garba per niente, ragazzi. Veramente pessimo. Tra l'altro ce l'avevo di già. Quindi in pratica... Bujin mi ha dato dei piccoli frammenti. Si va avanti. E otteniamo... Cos'è questo? Un Gotenks adulto. Sì, è un Gotenks adulto. Rarità credo non al top, essere sincero. Tra l'altro ce l'avevo pure di già. Va benissimo. Ragazzi, qua davvero mani al cielo, eh. Vediamo che troviamo, ti prego. Un Bardock. Procediamo ancora, ma vai. Il Cell che abbiamo già trovato prima, ragazzi. Non ci voglio credere. Continuiamo. Trovi l'Ultra Istinto, ma magari. Non lo troviamo l'Ultra Istinto, ragazzi. Mi sa di no. Non possiamo sempre trovarlo.
Andiamo ancora. Un altro biglietto e otteniamo un altro piccolo. Questo qua purtroppo, ragazzi, ce l'abbiamo di già. Ancora. Boom! Goku! Questo Goku com'è? 3500, 2000... Colpo gelante di Goku. La prima volta che vedo che Goku fa un colpo gelante, a essere sincero, eh. Ancora, non ci fermiamo. Sì. E troviamo questo Gohan Super Saiyan. Va bene. Si va ancora avanti, ragazzi. È trovato! Ragazzi, Goku ultra istinto! È lui! Non ci credo! No, vabbè, ragazzi! Ho trovato la secret! È lui! È lui! Ragazzi, momento magico! Io mi sento male. Io non lo so. Non è normale questa cosa! Non è normale, ragazzi! No, vabbè, raga, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so. Io non so che dire. Vediamo, no, ma io glielo devo dire a tutti gli altri che sta cosa è folle. Ragazzi, comunque so che state discutendo di cose serie, quindi non vi voglio disturbare. Io sto continuando a fare la live su Twitch e sapete, tra una cosa e un'altra, uno spacchetta spacchetta e abbiamo trovato una secret ed è Goku Ultra Istinto della Universal Mission Set 2. Credo sia forse la carta più rara del gioco. Che roba. Vabbè, ragazzi, abbiamo fatto, no? Continuiamo un altro po'. E che è sto Bardock? Bardock Xeno. Xeno Bardock, infatti. Questo pure non è male, forse. Poi, vabbè, è chiaro, leggeremo nel dettaglio tutte le sue statistiche. E poi andiamo avanti con l'ultimo biglietto, che forse ultimo non è. Boom! Majin Buu. Vabbè, ragazzi, però, ecco, ora stiamo trovando carte un attimino discutibili. Però, d'altra parte, ragazzuoli, alla grande, veramente. Io vi dico una cosa, non è finita qua perché io ho da scambiare 21 biglietti gacha. Vediamo, provando sugli ultimi due. Boom! Un bel Goku, quello lì di Super Dragon Ball Heroes. E questo non è male. Doppio colpo danzante del drago. Molto molto figo. Bello, ci sta alla grande. Peppe il... Ah, era addirittura una UR, nemmeno me ne ero reso conto. Bella, bella, bella. E poi, ragazzi, si va. Prossimo... Gogeta, mamma mia, raga, ma questa è un'altra UR. 8400 di attacco. Ragazzi, è fatta. È UR. Ragazzi, abbiamo trovato due UR, la secret. Con questi ultimi tre biglietti gacha che avevamo, abbiamo sbancato tutto. Che ne dite, ragazzuoli? Abbiamo trovato tanta bella roba, eh? Mi raccomando, iscrivetevi ora al mio canale cliccando qua al centro. Cliccate sulle due miniature che vedete qui a destra e a sinistra per vedere altri video. Oggi saremo in live alle 18, ma in ogni caso arriveranno almeno 2-3 live a settimana per divertirci insieme direttamente sul sito Viola. Quindi alla prossima, ciao!